Allora, è partito tutto, diciamo, dal gemellaggio che Cassino ha con Ortona e praticamente con la linea Gustav. Io ho presentato il primo pezzo alla Sala Ristagno a Cassino, che abbiamo nell'altra stanza, nell'altro salone, che è l'ultima bomba, che si riferisce praticamente al bombardamento che c'è stato dell'abbazia di Monte Cassino. Ho trattato nel corso di un triennio questo tema perché Cassino e Monte Cassino hanno subito due bombardamenti praticamente hanno una distruzione totale, e praticamente questa linea Gustav che ci accomuna con Ortona, avevamo pensato con l'amministrazione comunale di creare un percorso sia con Ortona, ma soprattutto per la linea Gustav, ma soprattutto con le città gemellate a Cassino, e quindi legare, diciamo, questo dramma con le altre città che avevano subito lo stesso dramma. Potrei descrivere questo dipinto di Auschwitz, perché ho intitolato questo percorso, diciamo, pittorico, il Calvario di Cassino come titolo, però ho sempre detto che se a Cassino c'è stato il Calvario, ad Auschwitz c'è stato l'inferno, perché quello che è successo a Cassino, diciamo, nonostante tutti i morti che abbiamo subito, la grande distruzione, diciamo che è stata cosa molto più leggera rispetto ad Auschwitz, che conosciamo tutti, ci sono stati 6 milioni di morti e tutti trascorsi. Poi, per esempio, in quest'altro dipinto, possiamo andare a vedere questo, è una bambina polacca. I bambini per me sono tutti angeli, soprattutto o maggiormente nel periodo bellico, perché sono indifesi e chiaramente non usano armi e le subiscono le violenze. Quindi un bambino che attraversa tutti i morti che ci sono stati nella guerra, nella seconda guerra mondiale, e con un palloncino cerca di decifrare il nome, educato dal genitore a fare questo percorso in mezzo alle tombe e cercare di capire. Ma mi chiedo, un bambino a questa età che può capire, o dove riesce a capire questo evento tanto più grande, molto più grande? Allora, questo dipinto praticamente ci ricorda i monaci di Monte Cassino, che gli è arrivata la notizia praticamente del bombardamento dell'abbazia, lo scopo principale era quello di salvare i beni e di portarli al Vaticano, però queste informazioni erano arrivate dalla Germania, quindi abbiamo poi saputo successivamente che Hitler aveva praticamente date queste informazioni per farsi portare tutti i beni e i tesori dell'abbazia, dall'oro ai libri, ai preziosi, alle tele dei grandi artisti. Quindi praticamente questa è la parte dove i monaci raccolgono al buio, sotto la biblioteca dell'abbazia, raccolgono i dipinti, che poi verranno caricati, ma verranno anche recuperati a guerra finita, perché si è scoperto poi che tutto questo materiale veniva portato in Germania. Allora, questo praticamente è un dipinto molto importante per quanto riguarda la serie che ho dipinto, perché riguarda la quota 953 che abbiamo a Monte Cassino, quando praticamente le forze polacche riuscirono a sconvincere l'armata tedesca, e difatti vediamo che la bandiera polacca va in alto e la fune, se può inquadrare la fune praticamente, che della svastica della bandiera nazista, praticamente si frantuma, si scioglie, si rompe, e lo sguardo dei due ufficiali tedeschi appannato, e sottolineo appannato perché praticamente erano stati sconfitti. Questo è un momento cruciale, e da questo dipinto si lega anche l'angelo polacco che abbiamo parlato prima, perché praticamente poi il cimitero polacco in un primo momento fu la zona fu fissata ad acqua fondata, dove ho avuto anche il piacere di esporre nel bosco dove poi c'è stata la traslazione del cimitero polacco a Monte Cassino, dove tuttora esiste. E questo invece è un dipinto a cui tengo particolarmente, diciamo, perché riguarda il mio posto dove io vivo, che è una frazione di Cassino, e queste barrelle venivano chiamate così perché avevano il compito di recuperare i massi già riquadrati per dare la velocità agli scarpellini a fare gli angoli delle case, quindi velocizzare la ricostruzione. Quindi loro non prendevano le pietre a caso, ma come vedete erano già riquadrate per dare la velocità
E quindi avevano preso proprio il nome di parrella, proprio del recupero di questo materiale. Qua portavano dei bidoni in ferro dove portavano l'acqua, dove il muratore impastava, diciamo, chiamiamo cemento, ma era più calcinaccio, perché la povertà, nessuno si poteva permettere, diciamo, un quantitativo eccessivo di cemento per la ricostruzione. Io, per fare un omaggio dove sto, dove abito, che Caire, è una frazione di Cassino, non è che abbiamo comune, abbiamo lo stesso comune, il sindaco è qua vicino a me, e quindi ho voluto dedicare in questa serie, non volevo che mancasse Caire. E con questo concludo, mandando un saluto affettuoso ad Ortona, e vorrei dire una cosa. Io con Ortona ho avuto un amore, un colpo di fulmine, perché la prima volta che sono venuto e Ortona ha visto i miei dipinti, diciamo, li ha apprezzato subito e ha avuto sempre una serie di invidi a fare mostre al MUB, al Museo della Battaglia. Già ho esposto qualche anno fa con grande successo, una mostra di 20 giorni è durata 6 mesi. Con mio orgoglio lo dico. Con Cassino ci siamo appena fidanzati, speriamo che questo fidanzamento duri a lungo, e quindi viva Ortona, viva Cassino e viva la pace. Alessandro Nardone è uno straordinario artista presente qui al Palazzo Farnese di Ortona per questa mostra, per non dimenticare, da me curata, che ha voluto riportare all'attenzione dell'arte il mondo della storia, la sofferenza, il dolore, con questa incredibile epopea vissuta da Cassino, la città dalla quale l'artista viene. Cassino è anche il simbolo della Seconda Guerra Mondiale, di tutto quello che è accaduto, con questo gemellaggio tra Ortona e Cassino. L'artista utilizza un po' il senso stesso del suo impegno artistico, con una visione che porta a farci vedere delle immagini, dei personaggi che vivono la sofferenza, il dolore che la Seconda Guerra Mondiale ha causato. Io ho ricordato nel mio intervento che la Seconda Guerra Mondiale ha portato più di 50 milioni di morti, e qui a Ortona oltre 4.000, e Cassino ha vissuto il peggio di questa guerra. Alessandro Nardone ci ha onorato della sua presenza, questa mostra che è itinerante in giro per l'Europa, è arrivata anche al Parlamento Europeo, e sicuramente darà ulteriori soddisfazioni al mondo dell'arte, al mondo della cultura, a questo straordinario matrimonio tra arte e storia. Dunque, le possibilità di unione tra Ortona e Cassino sono numerosissime. Innanzitutto l'amministrazione comunale di Cassino attualmente è vicinissima alla città di Ortona, e questo evento lo dimostra. Una vicinanza che ci consente proprio di poter approfondire questi aspetti. Cassino per noi rappresenta il collegamento ideale con il Tirreno e con un'area produttiva ricca, che avrà necessariamente, sia per la sua crescita che ovviamente per la nostra, dovrà necessariamente trovare degli sbocchi verso i Balcani, verso l'est, e noi siamo la porta dell'est. Siamo la porta dell'est sia perché siamo il porto nazionale tra Ancona e Bari più vicino a Cassino, e sia perché ad Ortona c'è questa possibilità di un collegamento diretto con l'autorità portuale di Civitavecchia, che ci consente di far parte del medesimo bacino territoriale portuale. Noi con il sindaco di Cassino, noi come città di Ortona, come amministratori di Ortona, cercheremo sicuramente di far inserire nel POT, nel piano operativo triennale dell'autorità portuale di Civitavecchia, un accordo, un protocollo d'intesa con Cassino, tra Cassino ed Ortona, affinché la FCA, lo diciamo in italiano FCA, la nuova Fiat, trovi in Ortona il bacino portuale da dove poter avviare questi scambi. Altro canale sicuramente interessante è nel turismo religioso. Non ci dimentichiamo che Cassino rappresenta non solo ciò che è stato per la guerra, ma è un momento di grandissima importanza religioso-culturale per l'Europa. Ortona ha le ossa di un apostolo, l'apostolo Tommaso, e anche questo è un momento di unione, ci unisce con quella che era tristemente nota la linea Gustav, ma che può anche essere un canale comunicativo turistico.
un collegamento tra Ortone e Cassino sulla linea Gustav è certamente interessante. E poi Cassino ha una cosa, noi abbiamo sì le nostre università, Cassino ha un'importante università, sta facendo, sta avviando degli importanti sviluppi di collegamento tra l'economia e l'università sul fronte logistico, e la logistica ci interessa come comunità. È ovvio che noi possiamo, sto dicendo ciò che può darci Cassino, ciò che possiamo noi dare a Cassino oltre al porto, oltre all'Apostolo Tommaso, e anche quel collegamento con le nostre, con la nostra produzione di eccellenza della, delle nostre cantine che primeggiano in Italia e che di conseguenza noi troviamo in Cassino un grande alleato per i nostri commerci, scambi nel Lazio e nel Tirreno. Cioè le cose che ci uniscono sono così tante che non svilupparle, non sfruttarle sarebbe davvero un peccato. Oggi è una giornata importante, una giornata storica, una bella giornata per le nostre due comunità. Siamo qui oggi ad Ortona per questa mostra del nostro ed anche vostro concittadino Alessandro Nardone, che in una location davvero di primo ordine ha voluto mostrare le proprie opere, le opere legate alla guerra, legate al destino tragico che queste due città, Cassino ed Ortona, hanno subito nel recente passato. Alessandro Nardone ha intitolato questa mostra Per non dimenticare, e noi non solo non vogliamo dimenticare, ma vogliamo costruire qualcosa ancora insieme, sapendo che non solo nel ricordo del passato di guerra, ma anche nell'attualità contemporanea, Cassino ed Ortona possono davvero non solo essere città gemellate, ma anche cooperare per avere uno sviluppo culturale ed anche economico che le due città possono mettere in campo per quello che hanno e che possono offrire e che si possono offrire vicendevolmente. Io credo che questo sia l'elemento che oggi ancora di più accomuna queste nostre due città, queste nostre belle città, che hanno caratteristiche anche un po' diverse ma complementari e che possono insieme davvero cooperare e ottenere dei risultati che finora non sono stati ottenuti, ma che da oggi e anche da ieri direi possiamo tutti noi insieme raggiungere. Una giornata particolare, quella del 25 aprile, dove abbiamo assistito adesso alla presentazione di un artista di Cassino, una mostra interessantissima, scelta proprio per l'occasione del 25 aprile, il titolo della mostra è Per non dimenticare, quindi diciamo un significato intenso, dato che le due municipalità, Cassino e Ortona, sono state unite purtroppo nella storia della linea Gustav. Un particolare ringraziamento lo devo dire al sindaco di Cassino, l'avvocato Giuseppe Petrarcone, e a tutti i suoi concittadini che lo hanno seguito in questa bellissima giornata, non dal punto di vista meteorologico ma intensa, per ricordare appunto il 25 aprile. È chiaro che oggi abbiamo voluto anche rinfrescare la memoria noi stessi, perché noi siamo stati già gemellati, siamo gemellati con Cassino da ormai 25 anni e questo può soltanto produrre benefici positivi, non ultimo anche delle relazioni commerciali. Voi come tutti sapete dalla stampa ormai il destino per quanto riguarda del porto di Ortona è legato a quello di Civitavecchia, e dal momento che anche Cassino esiste lì la Fiat sostanzialmente, allora noi pensiamo che lo sviluppo economico possa passare anche attraverso questo nuovo sodalizio. Per cui oggi una giornata particolare, intensa, grazie ripeto di nuovo alla città di Cassino, siamo veramente soddisfatti.